E abbiamo il piacere e l'onore di intervistare il maestro Raffaele Iannicelli dopo la bellissima esibizione del Concerto della Pace dedicato alla città di Agropoli per il 16° anno consecutivo. Soddisfatto, Raffaele? Stanco, sì, soddisfatto. Io sono sempre molto critico. Voi dovete dirmi se è soddisfatto, insomma il pubblico deve dire se è soddisfatto. Io ho fatto la prefazione, è un bellissimo concerto. Quindi io sono soddisfatto perché quando riesco a dare delle emozioni e recepisco le stesse cose dal pubblico sono soddisfatto. Dopo tanti anni di esperienza anche con questo tipo di musica, ecco, si capisce e si interagisce con il pubblico in una certa maniera. Io dico sempre andate in teatro, andate ad ascoltare la musica dal vivo, perché si crea una sorta di dialogo e non voluto, insomma la musica esprime dei messaggi, anche il pubblico che li recepisce dà la stessa emozione, c'è un ritorno e quindi si crea questo feedback tra chi fa la musica e il pubblico. E questo è lo spettacolo, l'emozione che si crea in quel momento e non si può riprodurre anche con la TV ad altre cose. Quindi perciò invito sempre ad ascoltare tutti, ad ascoltare la musica dal vivo, nel teatro. Questa sera avete fatto una sorta di excursus della musica del cinema, quindi le più grandi ed emozionanti colonne sonore che hanno caratterizzato i film più importanti che tutti noi abbiamo visto almeno una volta nella vita. Certo, l'ho voluto dedicare a questa cosa e ho riunito un po' di amici. Io a Roma ho iniziato nel 2001 con Morricone a collaborare con lui e ho conosciuto, ecco, ero in un'orchestra di 200 persone, c'erano i più grandi musicisti italiani riuniti da lui e per lui. Abbiamo fatto delle tournée, delle registrazioni ormai indelebili e quelle hanno creato il Morricone mondiale, poi che l'hanno portato all'Oscar del 2007, insomma, ecco, abbiamo diffuso la musica di qualità con una grande orchestra e lì ho fatto, oltre a grandi collaborazioni, anche grandi amicizie, quindi ho voluto coinvolgere queste persone e farle partecipare stasera a questo concerto. Grazie al maestro Raffaele Iannicelli e sicuramente ci rivediamo il prossimo anno per il 17° Concerto della Pace. Beh, o il 16 bis, insomma, vediamo. Ecco, io ringrazio Cilento Channel e Raffaella che ha partecipato e in maniera eccelsa ha fatto questa presentazione. Quindi sicuramente e spero un anno prossimo molto più brillante, insomma, di quest'anno. Quindi grazie a te, a Cilento Channel e a tutti gli ascoltatori.